Questo è probabilmente il dipinto più celebre di tutta la storia dell'arte. L'espressione inafferrabile della donna, inserita in un paesaggio altrettanto misterioso, hanno da secoli esercitato un particolare fascino e alimentato inesauribili dibattiti. Questo risultato è frutto della capacità di Leonardo di rendere in modo veritiero e stupefacente la complessità e le sottili sfumature dell'animo umano e di un nuovo modo di rappresentare la realtà. Il paesaggio, l'atmosfera e le figure non sono più separati da confini netti e definiti, ma immersi in uno spazio fluido percorso dalla trasmissione ininterrotta della luce. Alla base delle rivoluzionarie concezioni dell'arte di Leonardo c'è la sua instancabile osservazione dei fenomeni naturali e la sua volontà di indagare e sperimentare senza preconcetti ogni aspetto della realtà. Questi, insieme a tanti altri, sono i motivi che rendono Leonardo da Vinci un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida del direttore del Museo degli Uffizi, Antonio Natali. Chi voglia conoscere Leonardo nella sua giovinezza, negli anni cioè che precedono la sua partenza per Milano, credo non possa prescindere da questa sala della Galleria degli Uffizi. Uscendo dalla sala di Botticelli si entra nel vano dedicato appunto soprattutto a Leonardo e si rivelano immediatamente tre tavole che fanno parte del corpus leonardesco proprio negli anni suoi giovanili. Ma in linea di massima si può dire che l'Annunciazione, che è qui a mio fianco, è la prima opera di Leonardo qui agli Uffizi che alla fine si conosca. Approssimativamente siamo nel 1472, non c'è certezza. Dopodiché vedremo Leonardo, essendo nella bottega del Verrocchio, prende parte alla pala col battesimo di Cristo. E infine chiuderemo con l'Adorazione dei Magi, che si colloca sul 1480-1481, perché poi Leonardo parte e va a Milano, alla corte di Lodovico il Moro. Le opere di Leonardo sono state sempre al centro dell'attenzione perché frutto di una personalità altamente poetica, assai perspicua di intelligenza, ma anche di cuore molto sensibile, su cui appunto la letteratura ha voluto spesso giocare lavorando sul presunto mistero di alcune opere di Leonardo e di alcuni dettagli delle sue opere. Ora, detto che il mistero è mistero finché non si studia, quando poi si studia e si capisce non è più un mistero, detto questo e partendo da questa premessa critica, si guarderanno le opere di Leonardo cercando di capire come la fantasia letteraria si sia sbizzarrita, partendo però da presupposti che sono assolutamente rigorosi da un punto di vista sia teologico che culturale in genere.
Leonardo, figlio naturale di un notaio, nasce nel 1452 non lontano da Firenze, ad Anchiano di Vinci. Nel 1465 segue il padre a Firenze ed entra nell'effervescente bottega di Andrea del Verrocchio, dove acquisisce dimestichezza con le tante tecniche che qui venivano utilizzate e sperimentate. Diventato pittore indipendente nel 1472, esegue lavori in collaborazione con il maestro come il Battesimo di Cristo e contemporaneamente realizza le sue prime opere autonome, tra cui l'Annunciazione. Nel 1481 ottiene l'incarico per l'Adorazione dei Magi, prima grande dimostrazione della sua capacità di esprimere sentimenti e emozioni umane. L'anno successivo, chiamato da Ludovico il Moro, lascia Firenze per Milano, dove per quasi 20 anni alterna l'attività di ingegnere ed inventore con quella artistica. Qui rinnova lo schema del ritratto, realizza la meravigliosa Dama con l'ermellino e giunge a una stupefacente resa dei moti dell'anima con il monumentale Cenacolo, commissionato nel 1495 dal convento di Santa Maria delle Grazie. In seguito all'invasione francese, Leonardo abbandona Milano e nel 1503, dopo un periodo di viaggi, fa ritorno a Firenze, dove approfondisce gli studi matematici e anatomici e si dedica in modo discontinuo alla pittura. In questi anni inizia anche la celebre Gioconda, culmine della tecnica dello sfumato. Per una decina d'anni Leonardo si muove tra la Milano francese, la dimora romana del cardinale Giuliano de' Medici e la sua Firenze, dedicandosi allo studio delle più disparate discipline. Nel 1517, a 65 anni, accetta l'invito del re di Francia Francesco I e si trasferisce ad Amboise, dove trascorre gli ultimi anni di vita, dedicandosi in assoluta libertà alle sue innovative ricerche. Qui muore il 2 maggio 1519, lasciando ai posteri migliaia di fogli che testimoniano l'eccezionalità del suo genio e un numero di dipinti esiguo, ma dall'incalcolabile influenza sulla storia dell'arte europea.